Come da pronostico, la Valtronto Confezioni ha battuto sul proprio campo la Pallacanestro Benevento nell'incontro valevole per l'ottava di andata del campionato di Serie C1. E lo ha fatto con il piglio della prima della classe, confermando la fondatezza delle sue ambizioni. La squadra del mister Impalloni si è imposta per 111-70, ma la sua affermazione è stata agevolata dalla prestazione altalenante fornita dal Benevento che, dopo un primo tempo molto promettente, si è stranamente seduto, cedendo nella seconda frazione della contesa. Una buona partita, agonisticamente vibrante e con spunti tecnici di rilievo, quella vista alla palestra di Annunzio Di Campli, con la compagine di casa a tenere l'iniziativa, trascinata da un pubblico favoloso che ha incitato i beniamini fino all'ultimo minuto della gara. Lo scarto finale di 41 punti non ammette repliche sulla legittimità del risultato che la squadra della Valtronto ha conquistato in primo luogo sotto i tabelloni e poi grazie ad un'attentissima difesa che ha consentito al Benevento il solo tiro da fuori. Buona, dicevamo, la percentuale nei rimbalzi sotto il tabellone con Maurizio Di Giorgio sugli scudi. Il numero 6 biancorosso ha sfoderato tutta la sua classe, dando dimostrazione di abilità e capacità come dimostrano le immagini. Un superlativo Antonetti, autore di ben 22 punti, ha trascinato i compagni alla vittoria, con Castorina a dirigere il gioco, ben orchestrato dai vari della Loggia e la Monica, che hanno impartito alla perfezione gli ordini del loro mister. Si è vinto in casa, alla grande, dimostrando che quanto c'è voglia di far risultato, i biancorossi sono pronti a dare il massimo in campo. Castorina e Di Giorgio, unitamente al mister Impalloni, a fine gara hanno tracciato le linee più essenziali della splendida vittoria, non trascurando però, come dirà il trainer, un certo timore per la prossima trasferta in quel di Cagliari di domenica prossima. Con Maurizio Di Giorgio e Castorina analizziamo questa splendida vittoria della Valtronto Confezioni Campi Basket. Iniziamo con Castorina, una vittoria che non è stata mai messa in discussione. Beh, non è stata mai messa in discussione, diciamo adesso, però tutti noi eravamo un po' preoccupati di questa partita perché nelle precedenti prestazioni casalinghe non avevamo mai convinto, a prescindere dalla partita di Vigna e Valle e quella fa storia in quanto le forze armate sono la squadra più forte del girone probabilmente. Allora un po' tutti ci tenevamo a vincere bene, per cui penso che la concentrazione sia stata dal primo minuto fino all'ultimo, ai 40 punti finali, sono testimonianza. Maurizio Di Giorgio, ti abbiamo visto lottare brillantemente sotto il tabellone. Questa Valtronto ha disputato secondo te un ottimo incontro? Beh, dato lo scarto che abbiamo dato al Benevento, penso proprio di sì. Comunque io sono contentissimo per il pubblico che, come sapete, ci segue dovunque e meritava questa soddisfazione che gli abbiamo dato per la prima volta in casa, perché la vittoria del Cagliari è stata, non dico sofferta, però insomma non è stata nemmeno agevole come quella di oggi. La prossima trasferta a Cagliari con Latte Ala è una squadra che adesso ha perso due partite consecutive, una squadra molto veloce, grosso ritmo, una di quelle squadre che ci può impensierire, però noi dobbiamo assolutamente vincere se vogliamo tenerci a stretto contatto di gomito con la prima in classifica.